Tutti noi veniamo al mondo con talenti diversi. Alcuni di noi sono naturalmente bravi a parlare in pubblico, altri potrebbero passare ore a lavorare la ceramica, mentre altri ancora riescono a preparare un piatto di pasta straordinario in un paio di minuti. Ma la prossima storia che vi racconterò riguarda un ragazzo che è nato con un qualcosa in più che ha finito per renderlo famoso in tutto il mondo. Il suo nome è Francesco Lentini, conosciuto come Frank Lentini. Nato in Italia nel 1889 da una coppia di contadini, era il quinto di 12 figli. Niente di speciale, lo so, ma ecco il bello, è nato con tre gambe. A quanto pare, l'ostetrica che lo ha fatto nascere era così spaventata dall'appendice in più che è corsa fuori dalla stanza urlando. E quando la madre di Frank lo ha tolto dalle fasce e ha visto la gamba in più, non è rimasta particolarmente felice. Invece di accogliere il loro figlio, i genitori di Frank inizialmente si vergognarono e lo affidarono a un parente. Ma Frank non si lasciò frenare dalla gamba extra. Alla fine i suoi genitori accettarono le caratteristiche del figlio. La madre gli fece dei pantaloni su misura e gli fece fare delle scarpe speciali da un abile calzolaio. Imparò a dormire e a sedersi con la terza gamba appoggiata a un tronco vicino. La legò anche all'altra gamba quando il ragazzo divenne abbastanza alto da non farla più toccare terra. La notizia dell'insolita condizione di Frank si diffuse e fu esposto in molte città, tra cui Londra nel 1897. Arrivò persino negli Stati Uniti e iniziò a esibirsi nel circo dei Ringling Brothers, calciando palloni tra la folla. Nel 1906 debuttò con il circo Barnum al Madison Square Garden. Continuò a girare più volte negli Stati Uniti e in Europa. Alla fine Frank trovò una compagna di vita con cui sistemarsi. Si chiamava Teresa Murray e si sposarono nel 1907. La loro famiglia crebbe poi con l'aiuto dei loro quattro figli. I suoi discendenti vivono ancora oggi. Frank visse una vita piena e continuò ad andare in tournée fino alla sua morte, avvenuta all'età di 77 anni, mentre era a Jackson, nel Tennessee. Ogni volta che gli veniva chiesto qualcosa sulla sua caratteristica unica, Frank rispondeva in modo esilarante: «Mia madre non ha dato alla luce due figli. Più di uno, ma non due!» Non si può non amare il suo senso dell'umorismo. Un individuo altrettanto impressionante è un uomo di nome Charles Stratton. Se questo non vi suona familiare, forse lo sarà il suo nome d'arte: Pollicino. Ma non sto parlando del personaggio folcloristico o della filastrocca, bensì del pollicino in carne e ossa che nel XIX secolo conquistò i cuori di tutto il mondo. La leggenda narra che P.T. Barnum, il famoso showman, sentì parlare per la prima volta dello straordinario ragazzo di Bridgeport nel Connecticut ed era ansioso di conoscerlo. I genitori di Pollicino videro un'opportunità e accettarono di far esibire il figlio per $3 a settimana. Il bambino di 4 anni stupì il pubblico dell'American Museum di Barnum a New York e divenne rapidamente un fenomeno mondiale. Barnum sapeva come vendere Pollicino al pubblico e ben presto il giovane artista si trovò a intrattenere personaggi del calibro della regina Vittoria e persino alti funzionari americani. Ma Pollicino non si fermò lì. Viaggiò in Europa per 3 anni e, ovunque arrivasse, era circondato da folle adoranti. Le donne facevano la fila per le strade per avere la possibilità di farsi sbaciucchiare da lui. Barnum pensava sempre a nuovi modi per tenere Pollicino sotto gli occhi del pubblico e, nel febbraio 1863, fece sposare Pollicino con un'altra sua artista, Lavinia Warren, anch'essa di piccola statura. Il matrimonio fu un grande evento che finì persino sulla prima pagina del New York Times. Alcuni pensarono che fosse solo una trovata pubblicitaria, ma Pollicino ebbe la risposta perfetta. È vero che siamo piccoli, ma siamo perfetti nella nostra piccolezza. Pollicino sarà anche stato piccolo di statura, ma ha avuto un enorme impatto sul mondo. Che ne dite di questo P.T. Barnum? Chi era e perché era collegato a tutti questi straordinari artisti? Forse vi sorprenderà scoprire che era un uomo di spettacolo e un imprenditore molto attivo. Dovendo provvedere al sostentamento di sua madre e dei suoi 5 fratelli fin dalla tenera età, provò molti lavori diversi prima di stabilirsi nel mondo dello spettacolo.
Era noto per i suoi spettacoli itineranti, i musei e il circo famoso in tutto il mondo. Barnum era anche molto bravo a pubblicizzare i suoi spettacoli al pubblico. Era anche in grado di trovare attrazioni da tutto il mondo per soddisfare la voglia di eccitazione e di scandalo del pubblico. Uno dei suoi maggiori successi fu l'acquisto del Museo Americano di Scudder, che trasformò nell'American Museum di Barnum. Questo posto era davvero epico, con tutto quello che c'era da vedere, dai giganti, in realtà persone molto alte, a una replica funzionante delle cascate del Niagara. E non dimentichiamo la famosa sirena di Modena, che si rivelò essere una sirena falsa, ahimè. La vera fama di Barnum arrivò però quando iniziò a lavorare con Pollicino. Il suo successivo progetto fu il Grande Ippodromo Romano, un'intera piazza a New York che ospitava la sua epica collezione di animali e attrazioni. Pensava di possedere il più grande spettacolo del mondo, ma poi arrivò un circo rivale a minacciare il suo successo. Barnum si tirò indietro? No! Intraprese trattative di fusione con i concorrenti e mise insieme le due imprese. Ancora oggi non tutti sono contenti delle imprese di Barnum, ma bisogna ammettere che quest'uomo era, beh, perlomeno interessante, no? L'elenco delle unicità continua con un uomo di nome Isaac W. Sprague, o l'originale Uomo Magro. Era anche uno degli artisti più divertenti del suo tempo. Isaac nacque nel 1841 a East Bridgewater, nel Massachusetts, e, pur crescendo come un ragazzo normale, all'età di 12 anni, le cose per lui presero una piega selvaggia. Dopo aver fatto una nuotata ed essersi sentito male, Isaac iniziò a perdere peso rapidamente e continuò a farlo per tutta la vita, nonostante avesse un sano appetito. Gli storici ritengono che potesse esistere una diagnosi per questa condizione, ma la medicina non era così avanzata all'epoca. Tuttavia, Isaac non si lasciò abbattere dal suo basso peso. Si cimentò in vari lavori, come il calzolaio e il droghiere, ma sfortunatamente le sue condizioni di salute resero difficile continuare a percorrere quelle strade. Alla fine trovò la sua vera vocazione come artista di spettacolo e divenne noto come lo scheletro vivente o l'uomo magro originale. Nel 1865 a Isaac fu offerto un lavoro in un circo e il resto è storia. P.T. Barnum lo assunse per lavorare al suo American Museum l'anno successivo, pagandolo ben $80 a settimana per i suoi servizi. Può non sembrare molto, ma per l'Ottocento era uno stipendio notevole. E lasciatemi dire che Isaac fu un successo. Ma la vita di Isaac non era tutta sfarzo e glamour. Non era particolarmente abile nel gestire le sue fortune, per cui si trovava spesso ad affrontare difficoltà finanziarie che gli rendevano difficile sfuggire allo stile di vita che aveva scelto. Nonostante queste sfide, trovò l'amore e la felicità con la moglie e ben 3 figli. La condizione di Isaac richiedeva un'assunzione costante di sostanze nutritive, tanto che portava al collo una fiaschetta da cui sorseggiava in continuazione. Purtroppo però la sua salute cagionevole lo portò alla morte all'età di 45 anni. Poco prima gli era stata misurata un'altezza di 168 cm e un peso di soli 19 kg. È all'incirca quanto una normale sedia da ufficio. Può sembrare una vita breve per gli standard odierni, ma date le sue condizioni insolite, alcuni specialisti sostengono che Isaac visse in realtà una vita lunga e soddisfacente. Fortunatamente, qualunque fosse la sua condizione, non si è trasmessa alla sua prole, che ha avuto una vita normale.